Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo in trasferta perché sono in Valle d'Aosta. Nella precisione mi trovo a Blavi, che è un piccolissimo paese che si trova sopra d'Aosta, e da qui parte il sentiero numero 105 che mi porterà al bivacco Penne Nere. Sono molto contento di essere in un posto nuovo, in delle montagne nuove per me, a fare un po' di trekking, camminare, vedere bivacchi e posti nuovi. Quindi iniziamo con questa nuova avventura. Devo salire lì in cima. Che cosa carina! Qua si vede che c'è qualche signore che c'è un po' di passione, tiene curato questo posto, è bellissimo. È tutto così strano camminare su questi sentieri. Non so, sono diversi anche le rocce, un po' come, non lo so, forse sono sempre abituato alle Dolomiti e qua mi sembra tutto nuovo. Comunque non parte tanto ripida, è che fa caldissimo. Già il paese che ha 1490, cos'è? C'erano 35 gradi, quindi diciamo che ci sta arrivare al bivacco 2006 e dormire lì stanotte al fresco. Adesso sì che è bella ripida. Dopo la prima mezz'ora c'è anche una fontanella, quindi si può partire un po' più leggeri. Invece sono partito carico di acqua, ma si può fare lungo il sentiero. Continuo sempre per il 105. Comunque c'è un gran vento, speriamo bene per domani. In lontananza si vede il Monte Bianco. Mamma mia, che spettacolo! Bivacco tour, eccoci qua, benvenuti al bivacco Penne Nere 2730 di altezza. Come potete vedere qua, che spettacolo! Diciamo che è molto più grande rispetto ai bivacchi standard. Ci sono questi tre tavoli da sagra e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 letti con questo soppalco molto carino, e pulitissimo, pulitissimo. Ci sono le coperte, ci sono i cuscini, ovviamente il reparto cucina, come una classica cucina da bivacco. Ci sono pentole vecchie, posate, altre pentole, bottiglie, robe. E qua c'è la scopa per tenere sempre pulito in ordine. Infatti ci sono un sacco di cartelli dove è scritto appunto di portare i rifiuti a valle e di tenere bene questi bivacchi, questi posti. Qua adesso sbatte la porta. No, si è solo chiusa. Non trovo il libro del bivacco, dopo lo cerco. Comunque è incantevole qui fuori. Ci sono delle montagne che sono gigantesche, ma la cosa che più mi fa impazzire, a parte questo spiano qui davanti, è il fatto che c'è proprio qua
c'è il decollo perfetto. C'è il decollo perfetto per partire in parapendio e dove ho lasciato la macchina c'è l'atterraggio perfetto. Speriamo solo per il vento, perché ce n'è parecchio. Va un po' a raffica, è un po' strano. Quindi spero sia dovuto un po' alle termiche che ci sono state oggi e che non sia proprio vento meteo forte forte forte, perché altrimenti devo rinunciare a decollare e mi dispiacerebbe, dato che cioè, è veramente qui il decollo, cioè dal bivacco esci, decolli e vai giù, spettacolo. Ovviamente poco più su qui c'è la cima con la croce. Adesso volevo andare a vedere di qua cosa c'è, cosa si vede. Mamma mia, mamma mia, ma di cosa stiamo parlando? Ma che posto è? Che spettacolo, veramente assurdo. Dopo un bel po' di tempo che non venivo in bivacco, sono felicissimo di essere qui in Valle d'Aosta e devo dire che i bivacchi, cioè se anche gli altri che ho adocchiato e i prossimi giorni andrò a vedere sono come questo, tantissima roba, cioè proprio un gioiello. E la camminata è stata, devo dire, impegnativa, l'ho sofferta anche abbastanza, perché vuoi che vengo da 1000 km in Norvegia in bicicletta, da El Civetta l'altro giorno, ho fatto un altro allenamento, un po' di scarico in bici, insomma non mi sono mai fermato, e quindi con lo zaino pieno, col parapendio, diciamo che l'ho sofferta. L'ultima parte è bella impegnativa, una bella bastonata, e però qui è veramente un paradiso, a parte che si vede il Gran Paradiso e salendo si vede anche il Monte Bianco. È un posto tranquillo, bello, e per ora mi sta piacendo tanto. Mi piace che ci sia questa zona un po' prativa qui davanti, e cioè alla fine siamo sempre a 2700 metri. Giornata fantastica, calda, anche sì, adesso mi sono messo la felpina perché fuori tira aria, però si sta decisamente bene. E tra poco inizio a cucinare, anche se sono le 7, perché questa mattina mi sono svegliato prestissimo, tipo alle 5, per arrivare fino a qua dal Veneto. E quindi adesso si mangia. Grande ritorno degli Spätzle. Eccoli qua, grande ritorno degli Spätzle. Adesso li scaldiamo con la fungata e poi ci aggiungiamo un po' di panna al gusto funghi. Tec. Andiamo all'assaggio. Questo contesto sono pazzesco, era da una vita che non li mangiavo. Ho fatto la porzione per due, però ho fame, me li mangio tutti. Ho letteralmente spazzolato tutti gli Spätzle e adesso vado a vedermi il tramonto in cima alla Becca de Viau. Dovrebbe chiamarsi così, dovrebbe. Perdonatemi. Sono arrivati altri due. Non so se si fermano a dormire. Sembrano non avere neanche gli zaini. Ho uno zainetto piccolo. Che storia di posto. Mi piace tantissimo. Thank you.
Cervino. Sono troppo felice, non l'avevo mai visto dal vivo ed eccolo lì, come si innalza. Buongiorno, fa freschino, devo dire, non sono assolutamente i 34 gradi che c'erano ieri pomeriggio quando sono partito. E adesso sto albeggiando un pochino lì e ieri sera è stato bello perché i ragazzi hanno tirato fuori cibo da bere, ho rifatto cena perché mi hanno offerto un sacco di cose, ho provato i budon che sono praticamente sembrano dei salami e sono dei salami fatti con pochissima carne, barbabietola e patate, molto molto buoni, tipici qui, e quindi quasi quasi me li prendo per i prossimi giorni se li trovo dopo in paese. E niente, la situazione è questa alle ore 6 della mattina. Adesso capisco se decollare. Ci sono dei momenti lunghi, momenti buoni, ma dei momenti dove c'è troppo vento, quindi è un po' strano questo rafficato. In caso scendo un po' e vedo se più giù è un po' più calma la situazione. Che dire, bivacco estremamente confortevole e piacevole. Adesso sistemo tutto, pulisco e poi mi godo un po' l'alba e riparto. Sto scendendo, c'è troppo vento, non si può partire in parapendio ed è un vero peccato perché il posto era perfetto. Adesso provo a vedere se da questo campo qua, che è parecchio più basso, c'è meno aria e se no niente. Sono tornato alla macchina e per fortuna, perché sta iniziando a piovere e qua davanti c'è quasi un mezzo temporale, quindi era proprio impossibile partire. Quando sono sceso praticamente non c'era vento, però quel poco che c'era era anche storto e quindi non sono neanche partito. Poi adesso inizia a piovere, quindi insomma decisione perfetta quella di lasciare stare il volo per oggi. E niente, siamo in Valle d'Aosta ancora. Adesso mi aspettano altri giorni alla scoperta di nuovi posti. E intanto buon sabato e ci vediamo alla prossima. Ciao! Giusto, giusto in tempo.